Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo del classico Real Madrid Barcellona, che il Barcellona, dove vi parlo del Barcellona che ha espugnato, ma col vero senso della parola, il Real Madrid al Bernabéu. Cosa clamorosissima. E questo forse è il timbro di Xavi Hernandez. Ci voleva un allenatore che conosceva l'ambiente, è arrivato Xavi Hernandez, Xavi che comunque è stata una bandiera del Barcellona, è stato veramente un giocatore che ne ha giocate partite di questo calibro con questa maglia addosso, e ora anche da allenatore sta vivendo sicuramente un'emozione in questo momento indescrivibile, perché battere 4-0 lì in casa nella storia penso che non è successo mai. Questa è stata la prima volta, sì, un Real Madrid senza Benzema, ma questo non deve essere un alibi, perché un Real Madrid proprio schiacciato dal Barcellona, dominato nettamente dal Barcellona, e questo spiega il risultato, che poteva essere anche un 7-0 per le occasioni mangiate e fumate dal Barcellona, che comunque è in fase di ricostruzione, e quindi non mi sarei mai aspettato che il Barcellona uscisse in modo vincente. Invece esce in un modo nettamente, riesce a vincere nettamente contro il Real Madrid. Ho detto, anche se il Barcellona sta in fase di ricostruzione, sta anche lì al Bernabéu, non sta nemmeno al Camp Nou in casa, quindi penso che probabilmente vincerà il Real Madrid. Invece no, è successo che ha stravinto il Barcellona con un Aubameyang infuocato, con un Ferran Torres che quando aveva palla tra i piedi accendeva sempre l'azione, la stessa cosa Dembélé che comunque si è fumato un gol clamoroso e ha fatto un bellissimo assist per Aubameyang, un bel cross dove ha sciminuto prima Nacho e poi l'ha buttata in mezzo. E c'è stata poi la rete di Aubameyang. Poi niente, ora vi analizzo dal primo tempo e poi finiamo di analizzare la partita. Inizia la partita, un Real Madrid che i primi 10 minuti sapeva come uscire da questo pressing asfissiante di questo Barcellona di Xavi Hernandez, che ha un modo di giocare veramente spettacolare, e si sta intravedendo il Barcellona, se proprio il Barcellona, che in questo caso è degno di essere chiamato Barcellona. In questo caso ha dato veramente una grandissima risposta, e questo progetto deve continuare assolutamente, perché questo è un progetto che a lungo andare, fra 3-4 anni il Barcellona se la può giocare anche fino in fondo in Champions League, perché fra 3-4 anni i giocatori giovani già iniziano a prendere un po' di esperienza, perché ora hanno 17 anni, degli elementi, ma poi fra 3-4 anni hanno 20-21 anni, quindi si inizia un po' a rivedere il Barcellona giovane, ma si inizia a vedere un Barcellona che può potenzialmente dalla rosa vincere anche qualche trofeo importante come la UEFA Champions League, tornare a rivincere la Liga, che se non sbaglio non vince da 2-3 anni, 3-4 anni. Ora non so se sono di più oppure sono di meno, mi sto sbagliando, non lo so, perché la Liga prima non la seguivo molto, ora sto seguendo un po' tutte le lighe, soprattutto la Premier League, la Liga, Serie A, Serie B, e
quindi subito un Barcellona aggressivo. Inizialmente, come avevo detto prima, il Real Madrid riuscì ad uscire e partire in contropiede con Vinicius. Un Barcellona che inizialmente, come poi tutti i 93 minuti, 90 più 3 minuti di recupero, ha macinato calcio, e però poi il Real Madrid ripartiva in contropiede e poteva anche potenzialmente far male, stava anche facendo, colpendo bene. Dove poi il portiere del Barcellona ha risposto, tiri a lato, ma poi è arrivato il momento del gol del vantaggio di Aubameyang, che qualche minuto prima non si può considerare un gol mangiato, perché Courtois lì ci ha messo le mani, ci ha messo una pezza, e quindi ha mantenuto ancora in vita il Real Madrid. Però poi il Real Madrid non è che si è svegliato, anzi si è fatto proprio continuare a schiacciare il Barcellona con questo suo pressing asfissiante. Poi intorno al 30esimo non riusciva più ad uscire nella propria metà campo. E quindi poi è arrivato il primo gol con Aubameyang, fantastico, e praticamente è stato proprio regalato al Barcellona. L'Arsenal l'ha proprio regalato al Barcellona Aubameyang, e in questo caso sta proprio regalando le gioie ai tifosi del Barcellona, le gioie a Xavi Hernandez, e sta regalando anche i punti che in questo momento sono d'oro per la qualificazione in Champions, perché non penso che il Barcellona ora in questo momento sta pensando allo scudetto. Il progetto per pensare allo scudetto, questo progetto già doveva iniziare a inizio stagione, ma invece a inizio stagione stava ancora Ronald Koeman, che poi è stato esonerato, e è iniziato questa nuova era, l'era di Xavi Hernandez, e l'era dei giovani del Barcellona, che ora in questo momento si trovano anche a lottare per l'Europa League. E guardate che se il Barcellona riesce a portare a casa l'Europa League, è già un buon risultato, perché poi i giocatori giovani iniziano a fare esperienza anche in ambito europeo, e man mano. Per esempio, il primo anno esce agli ottavi, il secondo esce ai quarti, il terzo magari esce ancora ai quarti, ma poi il quarto va già in finale, per esempio. E questo è proprio secondo me, il giusto progetto da intraprendere in finale di Champions, dico, ai quarti di Champions, sempre sto parlando, che man mano la montagna la scali, fino a quando arrivi in cima poi ad alzare il trofeo importante, qualche trofeo importante, può essere la Liga, e poi man mano si pensa anche alla Champions come obiettivo. Quest'anno è arrivare in Champions, quest'anno è arrivare in Champions, e penso che il Barcellona ce l'ha raggiunto, perché continuando con questi risultati, con questa continuità nei risultati positivi, il Barcellona già è in Champions. Il campionato ormai sicuramente lo vincerà il Real Madrid, perché non è che una sconfitta amara contro il Barcellona, il classico, ti fa poi perdere altri punti contro le altre squadre. E quindi quest'anno penso che è andata così, la vincerà il Real Madrid, ma già dall'anno prossimo sarà un campionato molto più equilibrato, e non ci sarà tutto questo distacco tra Real Madrid e Barcellona. Se la giocheranno entrambe, e sicuramente poi ci sarà l'Atletico Madrid e altre squadre che comunque possono ambire al titolo. Niente. Poi primo tempo finito 2-0, il secondo gol era avuto da calcio d'angolo, veramente è un bel un altro buon pro, un altro bel prospetto che Ronald Araújo. Poi nel secondo tempo arriva anche il terzo con Ferran Torres, che qua un minuto prima o forse 2 minuti o una manciata di secondi, si aveva fumato il gol, si aveva mangiato, dopo un'azione fantastica, poi ci mangia
ci è mancata la finalizzazione. Invece poi nella seconda occasione Ferran Torres non ha perdonato, anche perché Aubameyang gli dà una palla di tacco straordinaria e lui finalizza alla perfezione, toglie le ragnatele nel set e fa 3-0 Barcellona. E un Real Madrid in bambola all'indietro in difesa, proprio imbambolato e proprio scimunito da questo Barcellona, da questo pressing, da questo possesso palla, da questo possesso palla da Barcellona, perché diciamo è sempre stato questo il modo di giocare, il tiki-taka del Barcellona, è sempre stato questo il gioco del Barcellona, che volendo con Koeman aveva un po' perso, perché poi le partite a volte Koeman facevi anche catenaccio con Koeman. Invece è arrivato Xavi, è arrivato di nuovo il Barcellona, è degna questa squadra di essere chiamata Barcellona. Questo è un progetto che sicuramente andrà a lungo anni. Perché questo è un progetto che a lungo si risulterà vincente, vincente. Magari non già dal prossimo anno, ma tempo a tempo il Barcellona ritornerà come prima. Niente, poi nel secondo tempo, detto, poi ritrova anche il 4 gol con il quarto gol con Aubameyang. Regolare, perché inizialmente stava in dubbio la posizione, ma poi viene a segnare 4-0 e niente, poi la partita, il Barcellona comunque ha avuto anche l'occasione di fare il quinto gol, però l'ha sprecato, ho detto, la partita poteva finire anche 7-0, il Barcellona non rubava nulla, ha tirato molte volte in porta, è riuscito a fare solo 4 gol, e invece dall'altro lato c'era il Madrid poi in difficoltà. Soprattutto mentalmente, i tifosi poi non respiravano nemmeno più, e quindi non c'era nemmeno l'atmosfera giusta, e non c'era nemmeno il dodicesimo uomo che questa sera poteva fare la differenza, perché dopo 4 gol è difficile reagire. E niente, ragazzi. Vi saluto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale. Il video può finire qui, vi invito anche a seguirmi su TikTok, Libo063. E niente, vi saluto, ciao ragazzi!